E ciao a tutti ragazzi, qui è Giosuino Games e oggi sono tornato con un nuovissimo video. Questa volta vi andrò a mostrare la mia collezione di maglie da calcio. Lasciate un bel mi piace e nei commenti ditemi la vostra maglia preferita, iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque e detto questo passiamo subito con la prima maglia. Allora, prima maglia del video è la maglia dell'Atletico Madrid. Se non ricordo male, di 2 anni fa, maglia senza personalizzazione nel retro. E passiamo con la seconda maglia. Seconda maglia che è una maglia davvero bella, è la seconda del Real Madrid di quest'anno con la Patch Champions, con le Patch Champions. E nel retro è personalizzata. Lizio 10. Da notare anche la bella texture della maglia, questo verde notte, questo blu notte, scusate, e anche con la patch di mondiale per club. Passiamo alla prossima maglia. Restiamo sempre in Liga, questa volta andiamo sulla trasponda del classico e questa volta ne tocca al Barcellona. Maglia, se non erro, dell'anno scorso, maglia classica con le righe rosso-blu, patch della Liga, e nel retro non è personalizzata di nessuno. Passiamo con la prossima maglia, e questa è una maglia, se non sbaglio, la prima stagione col nuovo logo del City. Maglia davvero bella per questo contrasto nero-giallo e queste maniche nel bordeaux, nel retro, non è personalizzata di nessuno. Maglia davvero bella. Passiamo alla prossima maglia, maglia questa volta di un campionato straniero e per facilitarvi le cose, l'ex squadra di Giovinco, ovvero l'Al-Hilal, squadra araba. E mi è piaciuta questa maglia per la texture di questa maglietta che è blu scuro e blu chiaro con questa texture appunto fantastica e nel retro è senza personalizzazione. Passiamo alla prossima maglia, una maglia di circa 2-3 anni fa e sto parlando della maglietta del Liverpool. Un po' usurata per il troppo uso, patch della Champions e nel retro è del formidabile Mohamed Salah 11. Mi è piaciuta questa maglia perché questo contrasto arancione e nero è davvero fantastico. E se non erro è la prima stagione di Salah a Liverpool, se non la seconda. Passiamo alla prossima maglia, è una maglia che avete visto più volte sul canale, è la maglia della Juve, squadra che tifo. Questa è la prima stagione, la maglia è la prima stagione del cambio di sponsor con Adidas, è maglia davvero bella con la patch della Coppa Italia e lo scudetto, e nel retro non è personalizzata di nessuno. Passiamo alla prossima maglia, questa volta è una maglia, ritorniamo in Liga, questa volta è una maglia d'allenamento, allenamento maglia davvero carina del Barcellona, nel retro con la scritta Barça e lo sponsor che è Beko, la marca dei frigoriferi se non erro. Passiamo alla prossima maglia e ritorniamo questa volta in Serie A con la maglia d'allenamento della Juve. Della prima stagione sempre con Adidas. Mi piace davvero questa maglia perché c'è qui sotto in sovraimpressione c'è la scritta della Juve molto molto particolare. Passiamo dunque alla prossima maglia. Questa volta è una si ritorniamo sempre in Liga col Barcellona, seconda maglia d'allenamento. Questa è la maglia d'allenamento del Barcellona. E questa volta versione player con lo stemma termo applicato. Passiamo alla prossima maglia. Questa maglia del Paris Saint-Germain più vecchiotta risalente, se non erro, alla stagione del 2014. Nel retro né di nessuno.
Altra maglia, questa volta andiamo in Ligue 1 con il Monaco, maglia trovata davvero trovata e per molto carina, quindi l'ho presa, bianca e rossa, con lo sponsor Fedcom e appunto del Monaco, senza alcuna personalizzazione. Quasi alla fine di questo video abbiamo la maglietta del Manchester City, l'ultimo anno con il vecchio logo, maglia davvero carina con questo colletto carino con il logo appunto Etihad Airways. Passiamo alla penultima maglia, a parer mio le magliette più belle. Questa maglietta, molti di voi la conosceranno, è la Palace Edition della Juventus 2019-2020, maglia davvero molto bella, con la patch della Serie A, con questi contrasti davvero belli, con questo verde fluo, con l'arancione fluo che vanno in contrasto con questo nero, bianco e grigio, e nel retro è personalizzata di Lizio 10, appunto il mio cognome, poi 10. Passiamo all'ultima maglia di questo video, che è la maglia del Napoli. Pur essendo un tifoso juventino, mi è piaciuta questa maglia moltissimo. Maglia dell'anno scorso con la texture del leone, sponsor Lete, Garofalo e la maglia versione player con lo scudetto termo applicato, e nel retro è personalizzato del capitano partenopeo Lorenzo Insigne col numero 24 e appunto lo sponsor Kimbo. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, ditemi nei commenti la vostra maglia preferita, iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque e detto questo vi ringrazio per aver visto il video, qui da Gesù Games è tutto, ciao!